In questi tempi è stata un po' dura, se ne sta appena svolgendo una. Quindi io spero con tutto il mio cuore che un giorno anche in un... In questi tempi è stata un po' dura, cercano di scappare dalla guerra con i propri figli e a quelle persone lontane che cercano di scappare dal terrore. La commemorazione oggi è l'occasione per rinnovare... Permettetemi tuttavia in questo momento di ricordare Giovanni Torricelli, sindaco di Alfonsine, dal 1976 al 1989, venuto a mancare proprio in questi giorni e che ho avuto la fortuna di conoscere molto bene. Persona di spiccata intelligenza, sempre pronto al confronto e nel mio caso di attuale amministratore, sempre in grado di darmi anche un buon consiglio, fino all'ultimo è stato presente come dinamico protagonista della vita associativa del nostro paese. E l'opera di sindaco, la sua opera di sindaco lascia tutt'oggi il segno in questa comunità. Se pensiamo alle tante opere realizzate nel corso del suo mandato, come lo stesso Museo della Battaglia del Senio, il Monumento della Resistenza, il campo sportivo Brigata Cremona, solo per citarne qualcuno. Grazie all'amministrazione per avermi invitato oggi a parlare ad un evento così importante riguardo a un tema che mi sta molto a cuore nel paese che mi ha vista crescere. Come oggi avviene, non lontano da noi, c'è chi non parte, c'è chi non chiede di essere ospitato in Italia perché vuole restare lì a difendere la libertà, la dignità, l'indipendenza del proprio paese, proprio come fecero gli alfonsinesi nel 1945. Col vento, eccolo. Oh, wow.